Cari amici, riprendiamo le lezioni dopo un lungo periodo di pausa che è durato ben circa 3 mesi, dovuto sostanzialmente anche al periodo natalizio, quindi delle feste natalizie, ma anche per impegni impellenti che ho dovuto sostenere durante questo periodo e quindi non ho potuto trovare il tempo per continuare queste video lezioni. Ma adesso che c'è un po' più di calma, riprendiamo queste video lezioni e riprendiamole sempre considerando l'argomento relativo alle lenti. Prima di iniziare questa lezione volevo farvi notare questa formula che avete trovato anche nell'ultima lezione, cioè la lezione 174, in cui qui sopra avevo scritto equazione di Snell. In realtà mi sono sbagliato, una distrazione che purtroppo scrivendo alla lavagna succede, e in realtà questa non è l'equazione di Snell, perché se vi ricordate quella di Snell è relativa all'angolo di rifrazione, all'angolo di incidenza, agli indici di rifrazione di un mezzo rispetto ad un altro, e quindi è tutta un'altra cosa. Questa in realtà è l'equazione dei punti coniugati, cioè 1 su F uguale a 1 su P più 1 su Q. Va bene. Spero che mi vogliate perdonare anche per questa distrazione, comunque ho cercato di rimediare. Passiamo ora invece a definire che cosa intendiamo per ingrandimento lineare di una lente sottile. Allora, per ingrandimento lineare intendiamo una cosa di questo genere. Ecco, qui si rappresenta graficamente il concetto e poi c'è anche lo sviluppo matematico per poter arrivare alla definizione di ingrandimento lineare. Quindi, se noi immaginiamo di mettere un oggetto, per dire un oggetto di altezza AB, a una certa distanza da una lente B convessa e sottile al tempo stesso, con fuoco F1 ed F2, che sono tra l'altro dei fuochi uguali, chiamati poi semplicemente con la lettera F piccola. Ebbene, che cosa succede? Succede che se noi abbiamo questo oggetto a una distanza maggiore del fuoco F1, succede che se noi prendiamo un raggio che parte dal punto B e corre parallelo all'asse ottico della lente, noi vedremo che si va a rifrangere in questo punto M, e questa rifrazione comporta una deviazione del raggio indirizzandolo verso il punto F2, che rappresenta proprio il secondo fuoco della lente B convessa. Ecco, qui voglio fare solo una precisazione, che il fuoco di una lente B convessa è indipendente dal raggio di curvatura delle superfici sferiche, perché abbiamo la legge del costruttore di lenti che ci dice proprio questo, cioè che 1 su F è uguale a N-1 per 1 fratto R1 meno 1 fratto R2. E in realtà, pur essendo magari R1 ed R2 i raggi di curvatura, il fuoco è sempre unico e quindi sia sul lato sinistro che sul lato destro avremo la stessa distanza focale F. Qui c'è solo da fare attenzione a una cosa, che R1 diciamo che è sempre maggiore di 0 perché si trova, diciamo, sul lato sinistro della lente. R2 invece è minore di 0 perché si trova sul lato destro della lente. Quindi questo è il raggio di curvatura R2, che avrà un punto, diciamo, da questa parte, e qui ci sarà un altro punto che determina il raggio di curvatura R1. Ebbene, detto questo, andiamo avanti. Allora, se noi prendiamo un raggio parallelo all'asse ottico e parte da B, arriva ad M, questo viene rifratto nel fuoco F2, ma il cammino del raggio prosegue ancora avanti e lo facciamo arrivare fino a un certo punto. Se invece prendiamo sempre un raggio partendo da B, ma che attraversa la lente nel centro ottico della lente stessa, qui non subirà rifrazioni, ma proseguirà in maniera rettilinea ad andare a incontrare l'altro raggio nel punto B'. La stessa cosa succede per il raggio che parte sempre da B, passa per il fuoco F1, arriva su N e viene rifratto in maniera parallela, analogamente a quanto era successo prima,
all'asse ottico della lente sottile, e anche questo convergerà nel punto B'. Quindi, se adesso diamo degli elementi di questo disegno, di questa costruzione, vediamo che se chiamiamo con P la distanza dell'oggetto AB rispetto al centro ottico della lente, e con F piccolo la focale di questa lente che si ripercuote sia sul lato sinistro che sul lato destro, e con Q piccolo la distanza dove si viene a formare l'immagine, perché poi in definitiva qui avremo un'immagine che sarà un'immagine virtuale capovolta, e da come è impostato il disegno la si vede anche ingrandita. Quindi noi dobbiamo giocare un po' con questi triangoli che si verificano nella costruzione di questa immagine, per vedere di quanto è ingrandito l'oggetto che abbiamo preso in considerazione, di lunghezza AB, mentre qui otteniamo una lunghezza A'B'. Allora, consideriamo i triangoli simili a BO e A'B'O. AABO è questo triangolo qua, che è un triangolo rettangolo, e A'B'O, che è quest'altro altro triangolo rettangolo. Che cosa possiamo dire? Che sono dei triangoli simili, proprio perché hanno questo angolo al vertice che è uguale, perché è opposto, e quindi ha, diciamo, la stessa dimensione. In più abbiamo anche in questo caso un angolo retto sia per questo triangolo che per questo triangolo, quindi questi triangoli sono simili. Per cui se io dico che faccio il rapporto tra AB, la divido per P, questo rapporto sarà anche uguale ad A'B' diviso Q, cioè diviso quest'altra distanza. Però se noi prendiamo in considerazione l'equazione dei punti coniugati che abbiamo visto precedentemente, cioè 1 su F uguale 1 su P più 1 su Q, e l'ho riscritta qua, noi possiamo scrivere la stessa relazione in un'altra maniera, cioè fare il comune denominatore tra F e P, che diventa F per P, e qui diventa 1 su Q è uguale a P meno F fratto F P. Quindi in definitiva, se io voglio sapere il valore di Q, cioè a che distanza si verifica l'immagine della lente relativa all'oggetto AB, abbiamo che il valore di Q sarà uguale all'inverso di questa formula, cioè numeratore diventa denominatore, denominatore diventa numeratore, quindi sarà un FP diviso un P meno F. Tutti questi elementi sono noti perché la focale della lente la conosciamo, la distanza a cui poniamo noi l'oggetto la conosciamo, e di conseguenza troviamo il valore di Q, che sarebbe la distanza alla quale si verifica l'immagine dell'oggetto AB. Però se noi facciamo il rapporto di A'B' diviso AB, otteniamo un Q su P, perché se noi invertiamo questa relazione otteniamo proprio Q su P, e qui otteniamo proprio quello, cioè che l'ingrandimento, cioè voglio dire quanto è più grande questa immagine rispetto a questo oggetto, dipende praticamente dal valore di Q e di P. Quindi se faccio Q diviso P, perché qui in definitiva viene fuori che Q è uguale a F per P per P meno F, ma l'ingrandimento lineare abbiamo detto che è dato da Q fratto P, ma Q fratto P sarà uguale ad FP diviso P per P meno F, perché sarebbe Q fratto P, ma Q abbiamo detto che è questa cosa, se la dividiamo per P, il P e il P vanno via, e sotto rimane un P meno F. Quindi l'ingrandimento lineare, cioè di quante volte risulta più grande o più piccolo più piccola l'immagine rispetto all'oggetto AB, è data da questa formula, cioè F, la focale
della lente diviso P-F, cioè la distanza a cui è posto l'oggetto rispetto al centro della lente. Se vogliamo invece ottenere un ingrandimento angolare, dobbiamo considerare sempre questi triangoli in cui si prende in considerazione il triangolo BNM con questo angolo alfa. Infatti, se io dico che la tangente di alfa è uguale a MN diviso P, perché questo è un cateto, questo è un altro cateto, e il rapporto tra questi due cateti mi dà la tangente dell'angolo alfa. E analogamente, se prendo in considerazione quest'altro triangolo MNB', ottengo che MN fratto Q è uguale a tangente di alfa primo, quindi MN fratto Q, che rappresenta questa distanza, è praticamente la tangente di alfa primo. Quindi P tangente di alfa si può anche mettere uguale ad Q per tangente di alfa primo, perché sarebbe il valore di MN che è comune a queste due equazioni. Quindi, dato che l'ingrandimento è dato dal rapporto di tangente di alfa primo fratto tangente di alfa, questa quantità è uguale a P fratto Q, e P fratto Q è nient'altro che l'inverso dell'ingrandimento lineare, quindi l'ingrandimento angolare rappresenta l'inverso dell'ingrandimento lineare, che vediamo anche qui. E quindi posso riscrivere la formula in questa maniera, cioè F diviso P-F, che diventa poi un P-F diviso F, cioè si vede che l'equazione viene ribaltata al rovescio, nel senso che il numeratore diventa denominatore e viceversa. A questo punto passiamo a un argomento che è, diciamo, lievemente più complicato, perché con una lente noi otteniamo, diciamo, un'immagine che ha determinate caratteristiche che dipendono appunto da queste formule. Però se noi abbiamo due lenti accoppiate, quindi con i loro assi verticali all'asse ottico, che sono paralleli che hanno delle lunghezze focali diverse dall'una all'altra lente, noi possiamo dire che la lunghezza focale equivalente, cioè come praticamente queste due lenti fossero considerate come una lente unica che vedete qua, in mezzo alle due lenti. Per cui noi dobbiamo vedere cosa succede quando i raggi di luce che passano paralleli all'asse ottico vengono deviati o dalla prima lente e che quindi focalizzano, diciamo, nel punto F1, e quindi vedete che ha una focale lunghissima, oppure vedere come viaggiano i raggi che arrivano sulla lente F2, che focalizzano sul fuoco F2. Però cosa succede? Che se noi prendiamo questo raggio che parte e va verso il punto F1, succede una cosa importante, perché questo raggio proseguirebbe fino a F1 se non ci fosse questa lente L2, ma essendoci questa lente, questo raggio qui, che è già inclinato rispetto a quello parallelo all'asse ottico, viene rifratto in una certa direzione, che va a finire, diciamo, in questo punto qua, creando un angolo teta. Quindi, se noi proseguiamo questo raggio dalla parte opposta, arriviamo ad un punto, quindi di altezza H1, che corrisponde all'H1 che abbiamo avuto in partenza, e questo punto è quello che sarà il punto in cui passerà la lente equivalente, cioè una lente fittizia che non esiste, ma che rappresenta in maniera concreta le lenti che abbiamo scelto, cioè questa lente che è al centrino 1 e questa lente che è al centrino 2. Quindi vediamo un po' tutti gli elementi di cui noi siamo
padroni. Quindi se noi prendiamo come altezza di un raggio parallelo all'asse ottico, diciamo che questa è un'altezza K1. Quindi anche in questo caso qui noi avremo su questa lente fittizia che si è venuta a creare, avremo un'altezza anch'essa uguale a K1. Mentre se noi andiamo a prendere la seconda lente e la consideriamo appunto come il mezzo secondo cui il primo raggio rifratto dalla prima lente attraversa la seconda lente, ecco che noi otterremo una altezza più bassa, quindi un H2. Di conseguenza questa quantità, quindi O2, questo punto qui che non ho neanche nominato, è una quantità che chiamiamo con Q2 perché è riferito alla lente 2. La F1, come abbiamo detto, è tutta la distanza focale della prima lente. Poi abbiamo la distanza D, che è la distanza tra le due lenti, ed F2 invece è la distanza focale della seconda lente, che non necessariamente coincide con questo punto qua. E inoltre abbiamo la distanza focale F di questa lente equivalente, che vale sia sul lato destro che sul lato sinistro, ma che è incognita per il momento. Se andiamo a prendere l'altezza di questa lente equivalente H1, questo H1 lo possiamo chiamare come F, che rappresenta la lunghezza focale della lente equivalente, per la tangente dell'angolo teta, perché vedete che ho considerato questo triangolo rettangolo. Quindi H1 per tangente di teta mi dà questa distanza qui, che è questa qua, che si chiama F. H2 invece è nient'altro che questo triangolo, no? Quindi H2 diventa un Q2 per la tangente di teta. Però H1 diviso H2 lo possiamo anche scrivere come un F1 tangente alfa, perché se considero l'F1, che sarebbe questa distanza della prima, la distanza focale della prima lente, e faccio per la tangente di alfa, ottengo appunto H1. L'H2 invece è questo qua, riferito però a questa distanza qui, cioè un F1 meno D per tangente di alfa. Allora, se io vado a semplificare le cose, vediamo che tangente di alfa e tangente di alfa vanno via, e diventa un F1 diviso F1 meno D. F fratto Q2, che è quello che abbiamo ottenuto qui, è uguale ad F1 diviso F1 meno D, che è quello che abbiamo trovato qui. Quindi queste due quantità devono essere uguagliate e viene fuori questo. Se dividiamo per F entrambe i membri della nostra equazione, otteniamo 1 su Q2 è uguale ad F1 diviso F. Abbiamo scisso la cosa in due parti, F1 diviso F per 1 fratto F1 meno D. Se adesso qui prendiamo di nuovo in considerazione l'equazione dei punti coniugati relativi alla lente F2, otteniamo che 1 su F2 uguale 1 su P2 più 1 su Q2. Quindi 1 su F2 abbiamo detto che è uguale a meno 1 fratto F1 meno D, perché tra l'altro il P2 in realtà si trova da questa parte e quindi si trova dalla stessa parte del Q2. Di conseguenza qui bisogna poi metterci un valore negativo, quindi 1 su Q2 è uguale a questa quantità, cioè F1 diviso F per 1 fratto F1 meno D, mentre il P2 è nient'altro che un meno F1 meno D, perché trovandosi da questo lato si trova dallo stesso lato del Q2 e di conseguenza in questo caso il Q2 è positivo ma il P2 è negativo, quindi bisogna metterci un segno meno. Quindi diventa un 1 fratto F1 meno D con il segno meno qui davanti.
Se divido per F1, che cosa ottengo? Che qui viene un 1 fratto F1 per F2. Qui sotto diventa un 1 fratto F1 per F1 meno D. Qui sopra diventa un 1 fratto F per F1 meno D. Se poi alla fine moltiplico per F1 meno D entrambi i membri, qui ottengo un F1 meno D diviso F1 F2. Qui ottengo un meno 1 fratto F1 perché l'F1 meno D è sparito. E qui otteniamo più 1 su F. Quindi se nucleo 1 su F diventa che l'1 su F uguale F1 meno D fratto F1 F2 più, questa volta, 1 fratto F1. Quindi questo 1 su F è uguale a un F1 diviso un F1 F2 meno D per F1 per F2 più 1 su F1. Ecco, se trovo il comune denominatore di questa quantità, però suddivisa in tre parti, cioè facciamo un F1 diviso F1 F2, meno D diviso F1 F2, più 1 fratto F1, ecco che io ottengo che 1 su F è uguale, facendo il denominatore comune di queste quantità, otteniamo un F1 meno D più F2, perché qui c'era un F1, quindi rimane un F2 da moltiplicare al numeratore. Quindi 1 su F diventa un F1 meno D più F2 diviso F1 F2, ma la focale è nient'altro che l'inverso di questa relazione, cioè un F1 F2 diviso F1 più F2 meno D. Bene, con questo chiudo la lezione e ci vediamo alla prossima lezione.